a tutte e benvenute al mio canale YouTube. L'argomento di oggi sarà una BB cream. Vi parlerò in effetti di una BB cream che mi piace veramente tanto. Insomma, direi che chi mi segue da un bel po' di tempo sa che io non sono un amante del make-up pesante. Sì, al make-up perché mi piace tantissimo, mi piacciono i prodotti, mi piace acquistarli, mi piace recensirli e parlare di loro in quanto giornalista mi piace raccontare un po' il prodotto. Ecco, come vi dicevo, io non sono per i trucchi stuccosi. Sì, direi stuccose, ecco, non mi piacciono tanto. Perfettamente, ci sono delle circostanze in cui effettivamente si richiede un make-up pesante, chiaramente per chi fa la televisione, per chi come noi comunque facciamo video, per feste, insomma, per qualcosa di molto molto particolare, allora ci può anche stare, perché chi fa video, chi fa comunque televisione, chi fa teatro sa benissimo che il viso deve essere truccato, modellato, perché le riprese cinematografiche, le riprese di una videocamera, di una camera, comunque sono delle riprese un po' particolari, ecco, gli obiettivi non sono i nostri occhi. Per cui, se non abbiamo su un trucco ben elaborato, comunque in video si appare un attimino diverse. L'avrete notato anche voi quando vi fate i selfie, se siete truccate, comunque apparite un po' più naturali, un po' più, come dire, più che naturali, reali. Senza trucco, state lì a guardarvi, guardate il vostro selfie e dite: ma nella realtà io non sono così, no? Non so se vi capita che vi fate un selfie, non siete ben truccate e dite: oh mamma, mamma mia, non si può guardare, no? Motivo per il quale tante volte si fanno i selfie, sono tanti, se ne fanno tanti prima di trovare lo scatto giusto, ma e quindi vi capita che magari vi guardate sul telefonino o anche nella videocamera e vi rendete conto che nella realtà siete completamente diversa. Ecco, questo perché comunque gli obiettivi non sono come l'occhio umano. Ecco, quindi poi si apre tutto un mondo a sé di luce, di colori, insomma, adesso non è il momento perché questo video non è fatto per parlare di luci, obiettivi, di come veniamo in foto, ecco. Però, quindi vi dicevo, è importante se si fanno video, se si fa TV, se facciamo un servizio fotografico, ecco, lì è importante comunque avere un bel make-up curato, un bel fondotinta che possa nascondere tutte le imperfezioni che le camere mettono in risalto. Ecco, per cui si gioca, insomma, bisogna giocare spesso e volentieri anche con le luci. E quindi, se è importante per voi apparire perfette davanti a una fotografia, davanti a una camera, davanti anche alle persone, allora va bene, ci sta anche un make-up elaborato. Ma nella vita di tutti i giorni, ecco, lo stucco in faccia proprio no, direi assolutamente di no. Però è anche bello apparire curate, graziose, e quindi ecco che nascono, grazie al cielo, dalla Corea, ci sono arrivate in aiuto, ecco, le coreane che hanno creato una BB cream, perché le BB cream sono delle creme viso colorate che idratano, illuminano e rendono la pelle, come dire, sì, naturale, ma leggermente levigata. Chiaramente non nascondono le imperfezioni come un fondotinta pesante, però fanno un bel lavoro. Per tutti i giorni, per la vita quotidiana, vanno benissimo le BB cream e non solo, poi comunque idratano, lasciano respirare la pelle, i pori respirano, al contrario invece con il fondotinta, ecco, la pelle respira assolutamente poco. E quindi anche il fondotinta va dosato, io non lo consiglio mai, perché io non sono una make-up artist, ma per esperienza personale non consiglierei mai di mettere su un fondotinta dalla mattina fino alla sera. No, assolutamente no, la pelle ha bisogno di aria. Poi soprattutto in questo periodo in cui portiamo la maschera, la mascherina, no, non si, a questo, in questa parte qua la pelle non respira assolutamente più.
Per cui sì alle BB cream sempre, quindi quella di cui vi voglio parlare oggi è la BB cream della Lancôme, una BB cream fantastica, si chiama Hydrazen, è una BB cream che unisce, come dire, un trattamento. Una skin care, un trattamento di bellezza insieme al make-up. È una crema colorata, è una crema, come dire, multiattiva perché lei da sola crea, cioè protegge, uniforma, illumina e poi idrata. Ecco, voglio dire, è tanto. E, notate bene che comunque se usate la BB cream e poi oltretutto questa protegge anche dai raggi solari. Ora non ricordo quanto effettivamente quanto sia la protezione, ma ve lo dico subito, poi controllo e ve lo dico. E quindi vi dicevo che oltre comunque a proteggere la pelle, la idrata, la colora e poi possiamo lavorare un po' con un po' di terra, quindi portare un po' di colore al viso, un blush, un po' di illuminante e comunque si crea un make-up assolutamente naturale ma bello, bello da vedere senza avere su, come dicevo prima, lo stucco. Ecco, è una BB cream assolutamente confortevole, è una crema, perché poi adesso ve la faccio vedere. Una crema morbidissima, facilissima da spalmare. Eccola qua. Vi assicuro che dura anche tanto, perché comunque non si muove e lascia la pelle levigata, colorata e luminosa per molto tempo. E poi andiamo sul sicuro, ecco, perché non rischiamo comunque di seccare la nostra pelle e possiamo portarla tranquillamente anche con la mascherina, perché non irrita assolutissimamente. Comunque, Lancôme sappiamo perfettamente che fa dei prodotti fantastici, per cui da questo punto di vista non ci possiamo preoccupare. È vero che le creme colorate, così come tutti gli altri trucchi, così come il fondotinta, voglio dire, sono molto personali, è assolutamente tutto molto soggettivo, ecco, perché comunque questa crema a me può andare bene, ma poi è possibile che ci siano anche altre persone a cui non piace. Però possiamo dire che in sostanza è una fantastica crema. Le tonalità sono tre, una più leggera, una media e una un attimino più scura. Il prezzo, ecco, il prezzo è una quarantina di euro, però li vale tutti. Ha un leggerissimo profumo, ma poi col passare delle ore va via, non lo sentite proprio più. Prima è una crema che comunque dura tanto, sapete, la BB Cream, le BB Cream in teoria sono creme colorate. Poi la pelle potrebbe assorbire il prodotto, tutto quello che volete, quindi magari col passare delle ore rischiate di non avere più niente. Invece vi assicuro che questa non solo idrata, protegge, ma dura anche tante, tante ore, senza mai dover rifare i ritocchi. Scusate, mi stavo perdendo con altri pensieri. Niente, no, non dovete mai ritoccarla, assolutamente no. Perché non ce n'è assolutamente bisogno. Ha un prezzo un po' alto, costa su una quarantina di euro. Potrete comprarla chiaramente in profumeria e il prodotto è nel totale di 50 ml, che non è poco. Inoltre, vi volevo dire che io oggi per fare questo video mi sono truccata con questa crema, con questa BB crema, e quindi non so se potete vedere. Comunque, è anche vero che ne ho messo un po' in più. Ecco, non ho messo un velo di BB crema, diciamo che ne ho messo qualcosa in più proprio perché dovevo girare un video e non so, volevo che fosse. Insomma, la ripresa fosse giusta, perfetta, e quindi niente, ne ho messo un po' di più, per cui ci sta. Se volete esagerare un po' di più, potete farlo tranquillamente. Come vedete, comunque il viso è assolutamente luminoso e non ho, come dire, un trucco pesante, assolutissimamente no. Quindi ha una buona riuscita, è veramente veramente molto carina. Insomma,
Il risultato è veramente, veramente carino. Cosa vi volevo dire? Niente, mi sembra di avervi detto tutto. Era giusto una minimissima recensione, una piccolissima recensione su questo prodotto che mi piace tanto. Diciamo che ha sostituito nel mio caso un'altra BB cream che ho amato per anni, la BB cream di Estée Lauder, che purtroppo non fanno più. L'hanno sostituita, se non sbaglio, con un fondotinta leggero. Però, se non sbaglio, ecco, ma non sono più riuscita a trovare la BB cream di Estée Lauder. L'ho cercata, vabbè, nel sito proprio non c'è più, quindi non l'ho trovata alla Rinascente, non sono riuscita a trovarla da nessuna profumeria, sembrerebbe proprio che non la facciano più. No, proprio non la fanno più. E niente, quindi l'ho sostituita con questa. È chiaro che io ne ho tantissime di BB cream perché, come vi dico sempre, tutto ciò che mi piace lo compro e poi perché ho la fortuna che molte aziende mi mandano i prodotti da testare. Però ho sempre, no, la BB cream del cuore. E lei è questa, è una BB cream che mi piace tantissimo. E niente, questo video è finito. Penso che vi parlerò di tante altre BB cream che ho, perché adesso le guardo, sono posizionate là, do loro uno sguardo, sono tante, e penso che farò dei piccolissimi video e vi racconterò un po' la mia esperienza con le BB cream. E niente, volevo dirvi che se vi va, potete iscrivervi al mio canale, seguirmi su Instagram e magari leggere anche il mio sito www.valentinafashionbeauty.com. Grazie, grazie mille, a presto, ciao!